28 aprile 2020, ci troviamo a Sesto San Giovanni in via Carducci per ricordare tutti i lavoratori caduti per le malattie di amianto e professionali. Oggi la cerimonia sarà ridotta purtroppo a causa dell'epidemia di coronavirus. Padroni, ci volete spaventare, creando crisi pur di non mollare. Questa è una vecchia storia, nessuno più la beve, voi siete la rovina del suo paese. Questa è una vecchia storia, nessuno più la beve, voi siete la rovina. Tra noi è maturato, ci siamo formati un solo sindacato, è una lotta di classe contro gli sfruttatori, uniti vanno avanti i lavoratori. È una lotta di classe contro gli sfruttatori, uniti vanno avanti i lavoratori. Le frottole che avete raccontato, è merce che ormai non fa più mercato. Noi siamo lavoratori di Forge e Fonderia, voi siete chi rovina l'economia. Oggi siamo qui per ricordare le vittime dell'amianto e tutte le vittime dello sfruttamento. Oggi è la giornata internazionale dei morti sul lavoro per la sicurezza nelle fabbriche e noi, come tutti gli anni, siamo qui per ricordarli. Non vogliamo che i nostri compagni morti, i lavoratori, i cittadini morti per il profitto, cadano nell'oblio. Quindi oggi, anche in tempi di coronavirus, in cui sono vietate le manifestazioni, noi riteniamo nostro dovere essere qui per ricordarli. Continueremo a portare avanti questa battaglia per la giustizia sociale, perché noi sappiamo che le vittime del profitto capitalista, tutti coloro che pensano di fare soldi sulla pelle dei lavoratori, sono dei criminali. Chi risparmia anche pochi centesimi sulla sicurezza del lavoro è qualcuno che non ha nessun diritto di chiamarsi civile. Oggi, anche se sono vietate tutte le manifestazioni, noi con le distanze di sicurezza e con tutti i dispositivi di protezione individuali siamo qui perché riteniamo che è giusto ricordare tutte le vittime del profitto e riteniamo anche, come diceva Bertolt Brecht, che quando la legge è ingiusta, combatterla è un dovere. Quindi noi oggi siamo qui perché riteniamo un nostro diritto e un nostro dovere ricordare tutte le vittime dello sfruttamento capitalista. Ora e sempre resistenza. Oggi ci troviamo qua per ricordare tutti i nostri compagni morti, ma non solo quelli che lavoravano in fabbrica, ma anche quelli della città, che tante volte spergono di denunciare il cancro per amianto. Io sono una vittima dell'amianto, ho lavorato 17 anni in una fabbrica, la prima, dove l'amianto c'era dappertutto, ma c'era un posto dove non ci fosse amianto, l'amianto c'era proprio dappertutto, e noi ci implementiamo in questo periodo che c'è questo virus, coronavirus, che tutti ci amano. Dove erano queste persone quando noi denunciavamo il fatto che si moriva per l'amianto? Ormai sono quasi 25 anni che vi preghiamo, vi diciamo a tutti, dateci un ascolto, perché questa è una cosa seria, non è una cosa da prendere sottovalutata, non si può sottovalutare. E poi c'è troppa mancanza di serietà e di coerenza. Lo dico
contro l'amianto e contro gli infortuni sul lavoro e contro i morti sul lavoro in tutto il mondo. Quindi noi oggi siamo qua per ricordare i nostri lavoratori, i nostri compagni di lavoro morti nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, ma più in generale i lavoratori di tutta Italia. E oggi vogliamo anche ricordare non solo i lavoratori morti per amianto, per sostanze cancerogene all'interno delle fabbriche, ma vogliamo ricordare anche tutti gli altri morti, i morti del profitto, dei ponti che crollano, dalle stragi ferroviarie, e vogliamo ricordare in modo particolare anche tutti i lavoratori morti a causa del coronavirus, e vogliamo ricordare tutte le vittime del coronavirus. Anche questa è un'altra strage come quella dell'amianto, anzi più ancora. Sull'amianto ogni anno muoiono 6.000 persone a causa di malattie derivanti dall'amianto. Ad oggi i morti per coronavirus sono circa 27.000, e quindi anche questa è un'altra delle stragi. E siccome noi siamo il paese delle stragi impunite e non vogliamo che cali il silenzio, perché la nostra voglia di giustizia, la nostra determinazione per ottenere giustizia è continua, noi oggi siamo qui. E abbiamo anche un'altra ragione. Tanti nostri compagni del comitato sono ammalati, hanno gravi difficoltà respiratorie e sono anche fra i più sensibili a questo problema e più a rischio. Qui vicino a me c'è Silvestro che porta sulla sua pelle cosa ha voluto dire l'amianto, l'ha provato e porta una menomazione permanente. E quindi noi oggi siamo qui per ricordare tutte le vittime dello sfruttamento, tutte le vittime del profitto. Quindi oggi vogliamo semplicemente fare brevemente questa commemorazione per ricordarli tutti. Un'ultima cosa che volevo dire, Silvestro è l'esempio vivente, come tanti altri nostri compagni, che nella lotta per la ricerca della verità e della giustizia trovano anche un modo per continuare a vivere. E lui, nonostante la sua menomazione, è qui perché la lotta ti dà anche il modo di ottenere giustizia, ti fa capire che certi incidenti, i morti sul lavoro, non sono semplicemente delle fatalità, ma dipendono anche da imprenditori senza scrupoli che, pur di risparmiare pochi centesimi anche sulla sicurezza, non hanno esitato a mandare a morte centinaia e migliaia di lavoratori. Noi oggi siamo qui per dare un monito a tutti. Basta morti sul lavoro, basta morte di lavoro. Oggi abbiamo anche l'amministrazione comunale di Sesto al nostro fianco e quindi diamo la parola all'assessore Pizzocchera che porterà il saluto della città di Sesto San Giovanni. Grazie per il contributo, che dà sempre questo gruppo, questo nucleo, questa associazione che non si stanca di ricordare quello che invece spesso noi dimentichiamo e anche dimentichiamo o comunque non riusciamo a comprendere fino in fondo. Perché la grande problematica su questo genere di morti sul lavoro è il fatto che non si riconosca all'origine la questione di una crimine, cioè il crimine è l'origine che non viene riconosciuto, perché è vero che lavorare senza morire vale in tutti i settori lavorativi e ci viene più semplice pensare alla sicurezza sul lavoro in cantieri, sicurezza sul lavoro all'interno anche di situazioni proprio fisicamente pericolose, e riconosciuti anche da un bambino come pericolose, perché è pericolose proprio per il corpo. Mentre quando parliamo di amianto, parliamo di sostanze chimiche utilizzate nella vita di oggetti che poi per noi sono diventati la base della nostra quotidianità, immagino anche banalmente le batterie dei nostri cellulari. Noi non riconosciamo che all'origine, alla base della creazione di questi prodotti straordinari, perché l'Eternit creava prodotti straordinari per quanto riguarda proprio anche la sicurezza riguardo agli incendi, era ignifugo e tutto, no? Addirittura nei nostri asili, nelle nostre scuole veniva steso il pavimento con colla, con fibra di amianto. Perché? Perché questo lo rendeva ignifugo. Senza dimenticare, perché già si sapeva, e questo che è alla base
immagino anche delle vostre rimostranze in questi anni, che già si sapeva, si conosceva la pericolosità dell'amianto. Mi viene in mente Casale Monferrato, non posso fare altro che pensare a Casale Monferrato, all'Eternit, a quello che è stato poi tutto il percorso anche in tribunale, come si è concluso, con una tristezza. E quindi io, come amministrazione comunale di una città, il rappresentante di un'amministrazione comunale di una città dove il lavoro nelle fabbriche ha reso grande e famosa e importante in tutto il mondo Sesto San Giovanni, e che ancora oggi ha ancora questa memoria nella testa di molti. Io sono stata a riunioni con docenti universitari di fama mondiale, e loro ancora riportano Sesto San Giovanni come l'ombelico del mondo delle fabbriche, in particolar modo di tutto quello che era il siderurgico. Quindi non dobbiamo dimenticare noi come città l'importanza della tutela di queste attività lavorative. Bene, l'amianto oggi è stranoto che è pericoloso, ma ci sono altre sostanze che vengono e vivono, no, all'interno di oggetti che noi usiamo quotidianamente. Dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione nella sicurezza dei lavoratori che maneggiano, che comunque utilizzano queste sostanze. Grazie per questo vostro ricordo a noi. Grazie. Volevo solo per finire ricordare che molti pensano che l'amianto è un problema del passato,
Vogliamo ricordare che l'amianto non è solo un problema del passato, ma un problema del presente ed è un problema del futuro, tant'è vero che è previsto il picco dei morti per amianto fra il 2025 e il 2030. E voglio ricordare che le sostanze cancerogene come l'amianto hanno ucciso prima gli operai con cui erano appuntati in fabbrica, poi le loro mogli che portavano a casa le tute che dovevano lavare, e poi la popolazione, perché le fabbriche non erano isolate da una campana di vetro al resto della società. E questo è un monito che ci deve far riflettere tutti. Le sostanze cancerogene vanno eliminate, o quantomeno cercare di ridurre il rischio a zero, perché altrimenti non solo si uccidono i lavoratori e i loro familiari e i cittadini, ma addirittura si inquina anche tutta la società, tutta la natura, e la natura prima o dopo ci presenta il conto. Allora noi oggi vogliamo semplicemente dire che la nostra lotta per la giustizia continua nelle fabbriche, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nei tribunali, perché noi non rinunciamo a ottenere giustizia, sapendo anche che ci sono delle leggi che privilegiano molte volte datori di lavoro che non rispettano le misure di sicurezza, perché con la prescrizione va a finire che poi la fanno franca. Noi comunque non rinunciamo ad andare anche nei tribunali per cercare di ottenere giustizia, perché sappiamo che c'è una verità storica, che è quella che noi abbiamo verificato sulla nostra pelle, e c'è una verità giuridica che quasi sempre non coincide con questa verità storica. Ma non per questo noi smettiamo di lottare e di batterci. Quindi oggi noi siamo qui per dire che contro chi distrugge gli esseri umani e la natura, chi inquina, troverà in noi ora e sempre resistenza. Basta morti per il profitto, basta morti per malattie professionali e basta impunità per chi non rispetta i dispositivi di protezione individuali nelle aziende, nei luoghi di lavoro. L'esempio del Covid-19, del coronavirus, dimostra quanto ha pagato il personale sanitario nella cura, andando in trincea senza mascherine, senza dispositivi di protezione. Noi crediamo che non debba più succedere una cosa simile, e oggi siamo qua per questo. E vogliamo finire, è stato pochi giorni fa, il 25 aprile, con una frase che per noi è importante. Ora è sempre resistenza, perché come ci siamo liberati una volta, vogliamo liberarci dalle sostanze inquinanti. Vogliamo che tutti siano consapevoli che un mondo pulito è un mondo che serve a tutti noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo avere. E quindi solidarietà con tutti i morti del profitto. Noi saremo sempre a fianco di tutte le stragi impunite, cercando di ottenere comunque una risposta, di ottenere giustizia. Grazie. Chiudiamo.